Ciao a tutti, continuiamo con la lezione di letteratura italiana in pillole e oggi facciamo i due più grandi pensatori politici, Machiavelli e Guicciardini. Prima però dobbiamo fare un piccolissimo passo indietro. Nel 1494 Carlo VIII, il re di Francia, scende in Italia e mette in luce una profonda debolezza dell'Italia. Da quel momento in poi cominciano le cosiddette guerre d'Italia, combattute tra le due più grandi potenze del Cinquecento, la Francia e la Spagna, che si spartiscono l'Italia. Alla fine, nel 1516, con la pace di Noyon, la Francia si prende Milano e la Spagna si prende Napoli. Perché questo preambolo? Perché dopo questa perdita dell'indipendenza dell'Italia, che diciamo continuerà all'Italia a non essere indipendente fino al 1861, quindi è un fatto di grandissima importanza. Dopo secoli e secoli l'Italia perde l'indipendenza proprio in questi anni. Proprio dopo questa perdita dell'indipendenza, diciamo, da parte dell'Italia con l'ingresso delle potenze straniere, diciamo, fioriscono tutta una serie di trattati politici. E a proposito di questi trattati politici, i due più grandi pensatori politici sono appunto Machiavelli e Guicciardini. E Machiavelli, appunto, parte proprio da questa riflessione: come fare per cercare di evitare questa profonda crisi italiana, come fare per cercare di resistere alle grandi potenze, Francia e Spagna. L'unica soluzione che lui propone, che poi è quella, insomma, comprensibile, è creare uno Stato, forte, nazionale, anche in Italia, che fosse capace di tenere testa, scusate, anche alla Francia e alla Spagna. Ovviamente per creare uno Stato forte c'era bisogno di un uomo forte che tenesse le redini dello Stato. E qui si inserisce il Principe, la sua opera più importante. È creata apposta, è stata scritta nel 1513 per dare dei consigli ai politici italiani affinché si mettano insieme, creano uno Stato unico, nazionale e capace di cacciare lo straniero. Quindi per questo diciamo, era importante quel preambolo. Ora, diciamo, il principe ovviamente deve seguire le leggi della politica per ottenere lo Stato e per conservarlo. E questo è importante perché deve seguire solo le leggi della politica, che non sono quelle della morale e quella della religione. Ora, tutto questo ha fatto sì che su Machiavelli si dicessero cose giustifica i mezzi, motto che lui non ha mai detto, cattiveria, dittatura, Machiavelli, sono tutte stupidaggini. Lui dice semplicemente che al di sopra di tutti non ci deve essere il bene personale, ma il bene dello Stato. Se è necessario, il principe deve essere anche leone, cioè dire, deve al momento opportuno anche usare la forza, sempre per difendere il bene assoluto che è lo Stato. Non si tratta di una violenza cruda, senza alcun motivo. Inoltre il principe cosa deve fare? Non deve usare le truppe mercenarie, perché sono truppe che combattono soltanto a pagamento e quindi non gliene importa proprio nulla della propria nazione. E in più accusa il Papa. Lui è il primo, Machiavelli è il primo a capirlo. Il Papa dal 500 in poi fino a poi al 1870 capisce che se ci fosse uno Stato nazionale forte, per lui sarebbe stato la fine, così come poi accade nel 1870 con la Breccia di Porta Pia. E quindi quando c'era uno Stato che tirava sulla cresta, diciamo così, lui faceva una collezione di tutti gli altri Stati contro quello Stato e bloccava qualunque, diciamo, creazione di uno Stato nazionale. E questo è il primo a dirlo. Ora, tutto questo, torno a dire, lui lo scriveva utilizzando soltanto delle leggi della politica. Cosa voglio dire? Lui crea la scienza della politica. Secondo lui la politica doveva usare delle leggi proprie, così come la fisica delle leggi proprie, così come Galilei nel 600 toglie diciamo, la fisica dalla filosofia, scusate, dalla religione. Anche lui separa la politica dalla religione.
Perché la politica è come se fosse una scienza come la fisica, come la chimica, che deve avere delle leggi proprie, immutabili, che devono essere proprie di quella disciplina. Lui tutto questo, queste leggi immutabili, si ottengono risalendo dal particolare al generale. Secondo lui il particolare sono, diciamo, gli esempi dell'antichità. Vi faccio un esempio. Secondo lui, se noi capiamo la crisi della Repubblica Romana, riusciamo a capire anche la crisi dell'Italia del 500, perché le leggi della politica sono sempre quelle. E quindi dal particolare, la crisi della Repubblica, noi traiamo le leggi generali e poi le applichiamo alla società del 500. Machiavelli era un uomo del Rinascimento e per questo, come Boccaccio ed Ariosto, diciamo, dice che alla base di tutto ci sia la fortuna che, diciamo, cambia le carte in tavola. Non c'è più Dio come in Dante, ma la fortuna. Solo la virtù e l'intelligenza possono un po' contrastare la fortuna. Lo stile però non è rinascimentale, è anzi anticlassico, è uno stile secco, antiletterario, vicino alla lingua parlata. E lui fonda appunto la prosa politica in Italia. L'altro grande pensatore italiano, anche se di livello inferiore, è Guicciardini. Guicciardini, a differenza di Machiavelli, non parte da principi teorici, non parte dai classici, ma parte dal particolare. Secondo lui, ogni evento deve essere studiato come un unicum, come un evento a sé stante, e quindi non servono gli insegnamenti del passato, e quindi lui non cerca le regole generali. Non cerca nemmeno il bene dello Stato assoluto, ma il particolare. Secondo lui il particolare non è l'egoismo, ma il particolare è quell'evento e quella nazione in particolare che ha delle leggi proprie, non generali. È più filosofo, diciamo così, di Machiavelli, però è più pragmatico. Lui ha fatto politica attiva e quindi è più, no, è meno teorico di Machiavelli. E scrive i ricordi che sono, insomma, delle riflessioni filosofiche e politiche, però come se fossero degli aforismi un po' disordinati. Era anche ancora più pessimista di Machiavelli. Lui non crede che la virtù possa contrastare la fortuna, ma perché già lui muore nel 1540 e siamo quasi al Concilio di Trento, l'Italia sta cambiando, l'Europa sta cambiando e quindi si entra in un'epoca particolare, buia. Per quanto riguarda la ricerca storica, però, lui è più innovativo perché parte da fonti storiche contemporanee, dirette, e non dai classici. Abbiamo finito, ma non ve ne andate, vi devo dire tre cose. Numero 1, nel 2020 ho pubblicato La storia raccontata ai ragazzi, nel 2022 L'impero romano raccontato ai ragazzi. Sono libricini piccoli che narrano le vicende storiche così come le faccio io, spero chiaro, spero semplice. Seconda cosa, nel mio sito www.adrianodigregorio.com trovate tutti i riassunti delle lezioni vecchie, li potete scaricare gratuitamente in PDF. Numero 3, c'è un gruppo Facebook, le lezioni di Adriano di Gregorio, scusate, chi di voi volesse contattarmi con grandissimo piacere. Ciao a tutti!